Nome? Manuel. Cognome? Valentini. Data di nascita? 7 settembre 1991. Quindi quanti anni sono? 26, poi suppongo. Che lavoro fai? Il quasi don, in mezzo, il diacono. Il non diacono? È un lavoro. Non è un lavoro? No. Che cosa è allora? È un servizio presso una parrocchia. Servizio pastorale, cioè dare una mano al prete che c'è in quella parrocchia. Ah, e come si fa a diventare diaconi? Entrando in seminario a Bergamo. Il seminario a Bergamo? E dov'è? In Città Alta. È difficile? No, ci si diverte abbastanza. Quanto tempo bisogna stare in seminario prima di diventare diacono? Allora, gli anni di teologia sono almeno 6. Poi ognuno ha il suo cammino personale e può scegliere di fare altri anni per approfondire meglio la sua vocazione. Più di 6? Ma tu quanti ne hai fatti? 8. 8? E prima cosa facevi? Ero al liceo ancora del seminario, perciò io dalla prima media alla, cioè a 20, fino a 26 anni sono rimasto in seminario. Ah, però! E la tua famiglia? Non mancavi? Gli mancava un po' la mia famiglia, però avevo la famiglia del seminario che mi sopportava, mi supportava, e con quella, con i miei compagni di classe, mi divertivo e vivevo. E ti sei divertito in tutto questo tempo? Abbastanza, ne abbiamo combinate di cotte e di crude. La cosa più bella del seminario? La compagnia di altri compagni come te che vivono questo percorso. La cosa più bella di essere diacono? Realizzo un po' il sogno che pian piano ho coltivato, cioè quello di essere più vicino al Signore, a Gesù, e anche più vicino alla gente. Ma dopo che uno è diventato diacono, succede ancora qualcosa? Sì, il 26 maggio in Città Alta, in Duomo, cioè in cattedrale a Bergamo, il vescovo ordinerà me e altri due miei compagni, Gabriele e Luca, preti a tutti gli effetti. E il giorno stesso, poi alla sera, verrò a Nembro e il giorno dopo, il 27 maggio, farò la prima messa a Nembro. Ah, quindi farai il don? Certo. Dopo, andrò a finire gli ultimi mesi di mandato dove sono, cioè a Gandino, Partite e Cirano, e poi il vescovo sceglierà a quale parrocchia e oratorio affidarmi in tutta la Bergamasca. I ragazzi di Nembro potrebbero fare la tua stessa strada se volessero? Certo, dato che sono stato anch'io e sono un ragazzo di Nembro, c'è qualcuno, anzi c'è posto per qualcun altro di Nembro in seminario. Dato che quest'anno siamo io, Manuel, Taddeo, Rovaris, perciò c'è altro posto per altri membresi. E se qualcuno di questi membresi che ascolta volesse davvero interessarsi alla storia del seminario, cosa deve fare? Chiedere a Don Matteo Cella e rompete le scatole a lui. Ah sì? Certo. Wow, ottima prospettiva. Un messaggio per la tua comunità. Allora, vivete sempre l'oratorio con affetto, come casa accogliente, e volete bene e pregate per i vostri preti. Ciao a tutti.